Questo è un tutorial sulle pieghe della serie Famo lo strano, ossia come sconfiggere la legge della fisica: nulla si crea, nulla si distrugge. Di strano c'è che faccio vedere le pieghe vere, ridotte o complete, lavorate dall'alto in basso. Come si sa, in una piega vera si parte dal basso con il triplo delle maglie rispetto alla larghezza finale della piega, si crea il tessuto largo il triplo rispetto alla larghezza finale e poi si piega, appunto, si raccolgono le pieghe e così un terzo rimane a vista, un terzo va dentro e un terzo fa da fondo piega. Per esempio, avremmo tre maglie a vista, tre maglie qua e tre maglie qua. Nelle pieghe ridotte la parte nascosta non è il doppio rispetto alla parte che rimane a vista, ma è pari alla parte che rimane a vista. Per esempio, qua se a vista rimangono 4 maglie, complessivamente tra questa e questa parte abbiamo 4 maglie e non 8. Sulle pieghe lavorate dal basso in alto, lisce o accentuate come questa, ho due video, metto il link sotto. Come fare invece se lavoriamo dall'alto in basso? In partenza abbiamo il numero di maglie giusto e nulla da poter piegare. Allora ci possono aiutare le pieghe finte, dove l'effetto pieghe o plissettatura si crea grazie al gioco di diritti e rovesci. Anche su queste pieghe ho fatto un paio di video, metto il link sotto. Se invece ci venisse la stramba idea di partire dall'alto in basso, ma voler ottenere comunque le pieghe vere in cui c'è del tessuto che si ripiega in dentro, ridotte come queste o complete come questa. Si può fare! È un lavoro impegnativo e non so quanto sarei disposta a farlo. Se volessi una maglia lavorata dall'alto in basso con un fondo tutto a pieghe, piuttosto li lavorerei separatamente, farei un fondo in modo tradizionale e li unirei appunto a maglia. Anche perché pure qua dobbiamo finire col punto a maglia o comunque finiamo col cucire. Però se qualcuno le vuole fare, ecco, per una piega completa, dove cioè la parte nascosta è il doppio rispetto alla parte che rimane a vista, la parte a vista è data dalle maglie che abbiamo già sui ferri. Arrivati nel punto in cui vogliamo fare la piega, aggiungiamo il doppio di queste maglie, come se facessimo un'asola. Li facciamo prima o dopo le maglie che abbiamo già, a seconda di dove vogliamo che sia rivolta la piega. Se deve guardare a destra, prima lavoriamo le maglie che abbiamo sui ferri e poi aggiungiamo le nuove. Se la piega dovrà guardare a sinistra, prima avviamo le maglie nuove e poi lavoriamo le maglie che abbiamo già sul ferro. Per esempio, avviamo le nuove 6 maglie e lavoriamo le 3 che abbiamo sul ferro e poi altre 6 maglie nuove e altre 3 già presenti. Così otteniamo il triplo delle maglie che lavoriamo fino alla lunghezza desiderata. Tutto a maglia rasata diritta oppure con diritti e rovesci se vogliamo le pieghe accentuate. Alla fine dovremo piegare tutto e queste parti aggiunte che troveremo penzoloni e per di più con questi buchi li dovremo unire al resto della maglia. Qua ho fatto una cucitura rozza anche perché si vedesse. Chiaramente possiamo fare un punto a maglia ben fatto. Anzi, queste maglie nuove le possiamo avviare con un filo provvisorio, poi sfilarlo e fare un punto a maglia impeccabile. Se vogliamo invece le pieghe ridotte, sono un pochino più facili. Siccome la parte aggiunta è pari a quella che rimane a vista, possiamo aggiungere le nuove maglie direttamente da sotto le maglie che abbiamo sui ferri, estraendole dal rovescio del lavoro. Queste pieghe, una volta fatte,
rimangono un pochino aperte e per farle stare in forma bisogna ricorrere allo stiro. Ora faccio vedere entrambi. Le pieghe complete le farò larghe 3 maglie, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, e saranno separate dalla maglia di divagno da 2 maglie perché si veda meglio. Chiaramente in un lavoro consecutivo non ci saranno queste maglie di separazione. E una sarà rivolta verso sinistra e l'altra verso destra, a creare insieme l'effetto cannoncino. Non mi sto imbrogliando, la prima verso sinistra e la seconda verso destra, perché sto lavorando dall'alto in basso e l'effetto finito sarà a lavoro capovolto. Dunque, per la piega rivolta verso sinistra, quando arrivo nel punto in cui devo farla, inizia qua. Avvio 6 maglie nuove. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lavoro 3 maglie già presenti. Questa sarà la parte a vista. Come dicevo, si può avviare anche con un filo provvisorio e poi sfilarlo. Per la piega che guarda a destra, che guarderà a destra a lavoro finito, lavoro prima le maglie già esistenti che rimangono a vista e poi aggiungo le nuove, che sono il doppio rispetto a quelle che ho già. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finisco il mio ferro. Praticamente ho fatto come in un'asola. Ho avviato delle maglie laddove non c'erano nell'asola. Le avvio sopra le maglie chiuse, qua sopra niente. Al secondo ferro giro, per semplicità, lavoro tutto a maglia rasata diritta. A diritto se lavoro in tondo, a rovescio se ho i ferri dritti e giro il lavoro. Per le pieghe accentuate, più definite, si potrebbe lavorare anche una maglia rovescia tra le maglie aggiunte. Lo dico così a voce. Se guardiamo il diritto del lavoro, queste sono le maglie che rimangono a vista e queste le maglie aggiunte. Nel mio caso 3 più 3. Se volessimo le pieghe accentuate, lavoreremmo le 3 maglie vicine a quelle che c'erano già a diritto, poi la prima maglia di questa porzione, cioè la più vicina alle maglie che c'erano già a rovescio, e le altre due, le più lontane, a diritto. Per questa piega, idem. Queste erano le maglie già presenti. Queste sono le 3 più 3 nuove. Per una piega accentuata lavoreremo queste 3 più vicine a quelle che avevamo a diritto, questa a rovescio e le due più lontane di nuovo a diritto. Però diventa troppo difficile farlo vedere perché già è troppa roba. Perciò lavoro tutte le maglie vecchie e nuove a maglia rasata diritta. Visto che uso i ferri dritti, ho girato il lavoro. Lavoro tutto a diritto, a rovescio. Avviate così, chiaramente sono un po' durette da lavorare, però è meglio tenerle più strette possibile, se no si allentano e viene un lavoro disordinato. Ma non voglio fare l'esempio della piega accentuata. Per
Quindi, come dicevo, queste sono le maglie già esistenti e le lavoro a rovescio in modo da ottenere tre diritti sul diritto del lavoro. Queste sono le 3 più 3 maglie aggiunte. Le 3 maglie vicine a quelle che avevo già le lavoro sempre a rovescio in modo da ottenere tre diritti sul diritto del lavoro. Il gruppetto lontano di 3 maglie lo lavoro come un diritto, così avrò un rovescio sul diritto del lavoro, e le 2 maglie più lontane a rovescio, così saranno 2 diritti sul diritto del lavoro. E a rovescio le maglie che avevo già e a diritto la maglia di divano. Ora vado avanti lavorando le maglie come si presentano, e cioè nella piega accentuata avrò 2 diritti, quelli più lontani, un rovescio, 3 diritti. E 3 diritti. Ora nell'altra piega lavoro tutto a diritto per rompere un po' le scatole. Se volessi fare lo stesso effetto di piega accentuata, in questo caso lavorerei qua 3 diritti, qua un rovescio, ma non lo faccio, e qua 2 diritti. Eccoci qua, buongiorno alieno. Non so se farlo vedere capovolto o così come l'avevo lavorata. Facciamo capovolta come si presenterà il lavoro finito. Questa è la piega che guarderà a sinistra, le 3 maglie che rimarranno a viste, le 3 maglie aggiunte che ho lavorato a diritto, che andranno sotto, e altre 3 maglie aggiunte che faranno da fondo piega. Qua ho lavorato un rovescio che andrà proprio in fondo. Piego, qua eccolo il mio rovescio che mi sottolinea il punto in cui la piega si gira, ed eccola formata. Questa guarderà a destra. Qua ho lavorato tutto liscio, quindi non ci sarà nessun rovescio che sottolinea il fondo piega. Queste sono le maglie che rimangono a vista. Queste 3 si girano in dentro e queste 3 fanno da fondo piega. Quando ho raccolto le pieghe, dovrò prendere un bravo ago e filo e cucire queste parti. Qua non lo faccio vedere, ma lascio sotto il link a vari video su come attaccare la tasca, su come attaccare il fondo, il punto maglia al gaccio, eccetera, eccetera. Si può anche evitare il punto maglia e magari unire tutto con un filo invisibile, come si fa per gli orli dei pantaloni, per esempio. Qua ho fatto vedere le 2 pieghe che guardano dalle parti opposte. Chiaramente possiamo fare tutte le pieghe che si girano dalla stessa parte, per esempio in questa direzione, cioè che guardino tutte a sinistra, faremo 6 maglie aggiunte, 3 maglie lavorate, 6 maglie aggiunte, 3 maglie lavorate, 6 maglie aggiunte, 3 maglie lavorate e via di seguito. Le pieghe ridotte le faccio baciate, la prima guarda a destra, la seconda a sinistra. Qua, tanto per provare, tra le pieghe ho lasciato una maglia, ora non lo faccio. Chiaramente le possiamo fare tutte rivolte nella stessa direzione e in questo caso è più facile lavorare quelle che guardano a destra. Anche qua ho avviato 10 maglie più le 2 maglie di divano.
tra le pieghe e la maglia di vivagno ci sono due maglie da una parte e due dall'altra. La prima piega guarda verso destra. Come nell'altro caso, per una piega che guarda verso destra, dobbiamo prima lavorare le maglie che abbiamo già e poi aggiungere le nuove. Perciò ecco le mie 3 maglie e le lavoro 1, 2, 3 diritti. Ora mi ci vuole l'uncinetto per estrarre le nuove maglie che prendo dalle barrette dei rovesci sul rovescio del lavoro, non quelle appena lavorate, non le maglie che ho appena fatto, ma quelle del ferro precedente. Attenzione alla prima maglia. Ci potrebbe venire d'istinto estrarre la prima maglia così, con il filo sulla sinistra, però farebbe difetto. Lo metto a destra e vado non in questa, ma in questa barretta. Entro sotto la barretta, spero che si veda, estraggo la nuova maglia e la metto sul ferro sinistro. Vado nella barretta sotto la seconda maglia, estraggo la nuova maglia e la metto sul ferro sinistro. La terza, non questa, ma quella di sotto. Estraggo la nuova maglia e la metto sul ferro sinistro. Ora lavoro queste 3 maglie a diritto. 1, 2 e 3. A seconda di come le abbiamo messe sul ferro, potremmo doverle prendere da destra, da dietro o da davanti, l'importante è non ritorcerle. Per la piega rivolta verso sinistra, dobbiamo prima estrarre le nuove maglie. Qua abbiamo prima lavorato le vecchie, le maglie esistenti, poi abbiamo aggiunto le nuove. Qua aggiungiamo subito le nuove. Siccome queste maglie non le abbiamo ancora lavorate, entriamo sotto le barrette delle maglie che abbiamo sul ferro. Estraggo la nuova maglia e la metto sul ferro destro. In queste pieghe, rispetto a queste, lavoreremo praticamente un ferro in meno, ma non si nota. Entro nella seconda e metto la maglia sul ferro destro. Estraggo la nuova maglia da sotto la terza barretta. Mi raccomando di lavorare in una posizione comoda quando facciamo questi lavori. Io adesso sono scomodissimo e la mettiamo sul ferro destro. Ora l'uncinetto non ci serve più. Il filo è passato alla fine, quindi non lavoriamo le 3 maglie che avevamo già, ma le passiamo senza lavorarle sul ferro destro. Le lavoreremo al ritorno. Anzi, te ti tolgo se non mi dai fastidio. Finisco di lavorare al secondo giro o ferro, lavoro tutte le maglie a maglia rasata diritta e quindi tutto a rovescio ai ferri dritti. E tutto a diritto in tondo. Attenzione anche qua a lavorare le maglie senza ritorcerle. Per esempio, io adesso sto prendendo le maglie da dietro perché le mie maglie sono disposte in questo modo. Chi usa le maglie classiche le troverà girate.
diversamente le dovrà prendere magari da davanti. Anche qua le maglie estratte le lavoro prese da dietro perché si sono formate in questo modo. Invece qua, visto che ho lavorato tutte le maglie normalmente, ho i rovesci come siamo abituati a vederli, e li lavoro tutti presi da davanti. Mi sa che sto parlando troppo. Insomma, il succo della questione è che è importante non ritorcere le maglie. E il secondo ferro o giro, insieme chiaramente al primo, è il più difficile. Ora possiamo fare anche qua le pieghe lisce oppure accentuate. Per fare le pieghe lisce lavoriamo tutto a maglie rasate di vita. Quindi la maglia di vivagno, le due maglie che distanziano la piega dalla maglia di vivagno, ed ecco la mia piega. Qua avrò tre maglie che avevo già e tre maglie aggiunte. Lavoro tutto a diritto. Invece, se voglio fare la piega accentuata, le maglie aggiunte, qua in prima posizione trovo le maglie aggiunte, le lavoro sempre a maglia rasata diritta. Queste sono le tre maglie esistenti. Ai giri o ferri pari, cioè non adesso, successivamente, dovrò passare questa maglia senza lavorarla, cioè la prima maglia di quelle che avevo già. Perciò ora che sono al ferro dispari la lavoro 1, 2, 3 diritti. E le maglie che distanziano le pieghe dal vivagno e a diritto la maglia di vivagno. Quando sono di ritorno, la maglia di vivagno, le due maglie che non c'entrano niente, ed ecco le mie tre maglie esistenti. Due maglie le lavoro a rovescio, chi lavora in tondo le lavorerà a diritto, e questa maglia la passo senza lavorarla con il filo davanti, chi lavora in tondo la passerà con il filo dietro, in modo che rimanga sul rovescio del lavoro, tutto il resto a rovescio, che lavora in tondo a diritto, e così via. Lavoro fino a raggiungere la lunghezza desiderata a maglia rasata, o con le maglie passate se voglio fare le pieghe accentuate. E per le pieghe accentuate la prima maglia di quelle che rimangono a vista la lavoro a diritto. E invece ai giri o ai ferri pari la passo senza lavorarla. 2, 1, 2, eccola, con il filo davanti ai ferri dritti, con il filo dietro in tondo. Un piccolo inconveniente di queste pieghe è che laddove estraiamo le 9 maglie, il filo si tira a volte in malo modo e potremmo aver bisogno di sistemare le maglie tirando o magari aggiustandole con la punta del ferro sul diritto o anche sul rovescio. Come si può vedere, sul rovescio si sono formate come delle tasche perché qua abbiamo aggiunto delle maglie in più. Questa è la piega liscia e questa è quella accentuata con le maglie passate, che è più definita già senza lo stiro.
però come dicevo all'inizio queste pieghe è meglio metterle poi in forma e stirarle. Ora, la conclusione dopo tutto questo tribolare è sempre la stessa. Decidiamo bene se vale la pena imbarcarci in questo lavoro o se piuttosto lavorare le pieghe separatamente e poi unirle. Può avere senso se dobbiamo lavorare poche pieghe, magari solo sulla schiena o solo in alcuni punti, magari in una maglia vogliamo abbellire i fianchi con due pieghette così, allora possiamo farle con questi due sistemi, a seconda dell'effetto desiderato.